Allora, siamo qui a Parma con l'allevatore Umberto Gaudenzi, una persona nota, molto carismatica, con una grande esperienza, diciamo, nell'allevamento delle pecore. Quindi in questa video intervista molto breve cerchiamo su due o tre domande di capire un po' quello che è il suo pensiero, la sua storia. Quindi Umberto, perché sei arrivato ad essere allevatore di pecore? Cioè, da quale storia? Qual è la tua storia? La mia storia è che proviene da quattro generazioni di allevatori di pecore, proveniente dalla pecora bergamasca, passaggio alla pecora massese, dopo il matrimonio, dopo il nascita delle figlie, alla pecora sarda. Poi, per altre esigenze di stabulazione, siamo passati alla pecora Lacon. E quindi è stata una scelta ponderata, tu. È stata, secondo me, una scelta di quello che sarà il progresso dell'allevamento delle pecore, perché purtroppo la vecchia pastorizia al pascolo andrà piano piano scomparendo, anche perché non si trova più la manodopera adeguata per fare questo sistema di lavoro. Si andrà sempre verso più una stabulazione fissa o semifissa. Ok. Quindi tu vedi nell'allevamento della pecora un futuro, una prospettiva? Sicuramente sì, se uno lavora bene con un animale che deve produrre sia in stalla che al pascolo, in tutti e due i modi deve dare reddito. Le nostre razze italiane purtroppo su queste cose ci sono molte difficoltà. Perché Perché secondo te questo? forse noi non abbiamo selezionato in modo per avere una pecora che produce in stalla, mentre la pecora Lacon, i francesi ci hanno lavorato molto molto bene. Ok, tu però sei partito quindi dall'acquisto di riproduttori che tuttora fai, ma stai anche tu selezionando nell'allevamento. Sì. Beh, Qual è il criterio che ti porta a scegliere un'agnella rispetto a un'altra? sicuramente dalla dotazione della mamma, quando nasce l'agnella, se la mamma ha tutti i requisiti che secondo me sono validi, viene contrassegnata per l'allevamento. Bene Umberto, hai maturato quindi questa, diciamo, a questo punto esperienza di generazioni in generazioni. Cosa senti di consigliare a un allevatore di pecore, magari giovane? Cioè, quali punti sia dell'alimentazione ma anche della gestione, secondo te meritano la massima attenzione per avere il successo che stai avendo tu? Allora, su questi animali provenienti dalla Francia bisogna partire purtroppo con l'analisi del sangue della provenienza da quando arrivano per capire gli anticorpi, perché arrivano da più allevamenti, perciò si può portare diversi problemi. Bisogna partire immediatamente con la ricerca degli anticorpi per capire se sono attraversate delle malattie che da un gruppo all'altro possono essere diverse. Da lì bisogna intervenire immediatamente con una serie di vaccini, per portarle a creare un unico fiato, come se fosse un unico gregge. Quindi il segreto è trovare chi è presente in allevamento insieme agli animali e fare i piani vaccinali più Esatto. completi possibili, Umberto? Sì, più possibile, perché purtroppo anche loro, i francesi, essendo un animale quasi sempre stabulato, i suoi problemi ce li hanno. Vabbè. Che sono già quasi anche noti, anche gli italiani che hanno acquistato in Francia. E sugli aspetti invece dell'alimentazione, che consigli puoi dare ai tuoi colleghi allevatori? L'alimentazione, purtroppo l'alimentazione, questo è un animale, l'alimentazione è che bisognerebbe basarsi, cercare di far lavorare un po' più l'intestino del rumine, salvaguardando l'ammoniaca sul rumine per avere una proteina più bypass possibile per avere una razione più regolare. E l'importante della pecora Lacon sono i minerali. Minerali che sono da paragonare alla vacca da 60 litri, perché una Lacon con 3 litri, con un peso di 60-70 kg, con una proteina di 5,56 e un grasso da 6,5-7,5, andiamo a avere una materia grassa che è paragonabile a una vacca da 60 litri di latte. E tanti fanno questo grosso errore, quasi tutti. È la carenza dei minerali che servono, dà dei problemi sulle articolazioni, sulle ossa e sull'immunodepressione, che è la cosa più drammatica per queste pecore qui. Perché
perché sono animali ad alta produzione e ad alta qualità del latte, cioè non è acqua, esce dal sangue. Un'ultima domanda, Umberto. Per questa pecora e più in generale per le pecore, tu ritieni sia indispensabile il pascolo? No, il pascolo su questa pecora qui, uno deve considerare che l'erba ha l'80% di acqua e noi per avere 3 litri di latte dobbiamo garantirgli 3 kg di sostanza secca. Nei 3 kg di sostanza secca con l'erba è quasi impossibile, perciò si dovrebbero mandare al pascolo, come fanno anche i francesi, dopo che scendono dai 2 litri. Perché sui 2 litri riusciamo anche a fare metà stabulazione, metà pascolo, e vanno molto bene, gli fa anche molto bene anche loro il movimento. Però se li mandiamo fuori quando sono nei primi 120 giorni di lattazione, sicuramente non abbiamo dei buoni risultati. Bene, Umberto, ti ringrazio e alla prossima occasione. Va bene, grazie.